Ciao e benvenuti sul nostro canale di supporto dell'Aiuta. Le ventole sono importanti per i nostri computer, ma non dovrebbero essere rumorose. Le cause comuni di rumorosità delle ventole possono essere dovute a causa di corpi esterni o dalla rotazione eccessiva. Alcuni elementi che possono far aumentare la velocità e la rumorosità possono essere, per esempio, l'ostruzione della ventola o dell'area di ventilazione, l'utilizzare il PC su una superficie non piatta, un forte accumulo di polvere sulla ventola o sulla zona di ventilazione, utilizzare il PC troppo vicino a una fonte di calore in un ambiente troppo caldo, qualsiasi danno fisico al PC che potrebbe influire sulla ventola, sull'alloggiamento della ventola, un aggiornamento del BIOS che può incidere sulla gestione della velocità della ventola, e ci possono anche essere una varietà di altri problemi hardware che possono agire sul sistema di raffreddamento. Tramite questo video cerchiamo di dare alcuni rimedi per evitare o risolvere la rumorosità delle ventole di raffreddamento. Ostruzioni e superfici irregolari causano una ventilazione inadeguata che può aumentare il rumore delle ventole perché fa forzare la ventola. La ventola è indispensabile per estrarre il calore, in quanto il calore elevato può danneggiare i componenti interni, quindi è necessario che il flusso di aria sia regolare. Essendo che le ventole del PC portatile sono sovente sulla parte inferiore, l'utilizzo su una superficie dura, piatta e non in tessuto aumenta il flusso d'aria e riduce il calore all'interno del sistema. Per i desktop, verificate in che posizione si trova nel case, così da non bloccare il flusso d'aria avendolo appoggiato magari al muro o alla scrivania. Ogni tanto controllate le prese d'aria del computer e pulitele. Se sono coperte di polvere, potrebbero non consentire di far passare aria e calore. Se sulle griglie di areazione notate che c'è molta polvere, è possibile che ce ne sia anche sulle ventole internamente. Quindi procedete all'apertura del notebook rimuovendo cavi di alimentazione e batterie per la sicurezza. Utilizzate del cotone tipo cotton fioc per rimuovere la polvere e usate aria compressa per espellerla dall'interno e dalle griglie di areazione. Se volete eseguire una pulizia più approfondita, consultate il manuale del proprietario del PC che trovate sul nostro sito di supporto, oppure visionate il nostro video sulla pulizia del notebook. In generale, le temperature di utilizzo di un computer sono comprese tra 0 e 35 gradi e l'umidità non dovrebbe superare il 90%. Comunque è meglio consultare il manuale per le temperature di utilizzo in base al modello specifico che avete. Danni fisici al PC, in particolare nella parte inferiore o nelle aree del palm rest, possono causare un aumento del rumore della ventola. Verificate se ci sono dei danni fisici sul case vicino alla zona delle ventole. Se notate qualche cosa, potete eventualmente ispezionare visivamente le ventole all'interno per vedere se qualche cavetto o altro componente sfrega contro le ventole, oppure se è necessario ripararle e sostituirle. Come per altre soluzioni, è sempre bene verificare la versione del BIOS, in quanto le ventole sono gestite dal BIOS, compresa la velocità di rotazione in base alle temperature rilevate. Quindi, aggiornare il BIOS può aiutare a ridurre l'utilizzo delle ventole, apportando quindi una soluzione software. Scaricate l'ultima versione del BIOS dal nostro sito di supporto tramite Support Assist. Potete trovare un video sul nostro canale per sapere come eseguire l'aggiornamento del BIOS. Ci possono essere anche altri problemi hardware sconosciuti che possono influire sulle prestazioni del sistema e quindi far generare un rumore eccessivo alle ventole. Eseguite la diagnostica del sistema tramite Dell Support Assist. Apritelo, selezionate Controllo Hardware ed eseguite la scansione del sistema tramite lo Stress Test. Attendete fino alla fine per vedere se compaiono errori. Ricordati che se hai domande o bisogno di supporto puoi sempre contattarci sui nostri canali social, compreso lo spazio dei commenti del video qui sotto. Fai like e abbonati se ti è piaciuto questo video. Ciao e a presto!